Ora la nostra Lucianina! Grazie Gian. Che cos'è? Ti sei vestita da bandiera, che cos'è? Allora, questa è la divisa delle Olimpiadi. Ecco dove l'ho vista, è vero, è vero. Allora, non è una divisa con sopra stampato il tricolore, è la bandiera direttamente tolta dal pennone e messa addosso. Beh, l'idea è bella, infatti. Mi stupisce che non abbiano fatto gli stivali a forma di penisola italiana. No, beh, però... No, io penso che tutta questa fortuna che noi abbiamo, anche bravura nel vincere le Olimpiadi, sia portata da queste divise. Può darsi. Portano bene sicuramente. Portano bene, eppure sono abbastanza balenghe, diciamolo. No, perché? No, dai, allora io pensavo che peggio di quelle di Tokyo non si potesse fare. Ricordiamocele che ci avevano sopra il grafico di Pagnoncelli. So. Sì, sì. E invece guardate questa. Però ti sta bene, sai? Eh sì. Sì, ti... Non mi segna, diciamo. Ti illumina. Sì, 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 ti illumina. Io chiederei asilo politico in Nicaragua. No. Questa roba. E praticamente quello, l'impermeabile che aveva Forrest Gump. Ma l'idea no. Ma lui donava di più. Ma no, l'idea è proprio quella, la bandiera. Ci vestiamo della bandiera. Comunque, noi abbiamo vinto di nuovo un casino. Loro. Sì, beh, io mi metto dentro, perché veramente, non so, qualsiasi cosa noi facciamo, vinciamo. Hai visto, cioè, un anno ci magico. Volessimo su una cacca di cane, così, medaglia d'oro, salto in lungo, bravissimi, è incredibile. Abbiamo vinto anche per il curling. Il curling, sì. Sì. Sì, sì. Che... più o meno nessuno sapeva tanto cosa fosse, cioè sì, però non è proprio no, una ci cosa... siamo, diciamo, tutti ci siamo sempre chiesti bene, come te lo si spiego, gioca. Allora praticamente una pentola a pressione no, non è una pentola. Che scivola sul ghiaccio con davanti uno che toglie il nevischio. No, non è così. Sì. Quello serve a modificare la traiettoria, scusa. Vabbè, è uguale, la no, fa andare è... dritta. Comunque, no, come si chiamano i giocatori di curling? Non lo so, sai che non lo so, come si chiamano? Curlinghi. Lei carlinga, lui carlingetolge. No, guarda, loro sono quelli che hanno vinto la medaglia d'oro quest'anno. Eccoli, vedi? Come no, Stefania e Amos. Stefania Costantini e Amos Mosaner. Bravi! Bravissimi. Loro sono i comma curling. Non ho capito. I comma curling. Comma curling. No, senti, allora, io potremmo giocare noi. Io e Filippo giochiamo, tu fai la pentola a pressione. Ti sei, tra poco posso farlo veramente. Ah, la scossa che mi prendo. Anche questa. Attenzione. Tengo io. Va! Non ho sentito niente. Ecco, adesso se ti tocco vedi, prendi no, fuoco. È lei che ha la scossa, non posso... Allora. Consegnare? Grazie. Senti, Fabio, sì. È finita la pandemia, eh? Sì. Non so se hai notato... È finita la pandemia, no, da un giorno all'altro così, pam, di colpo. Sembrerebbe, ma non è così. No, pensa, la sera prima siamo andati a dormire e c'era ancora. Sì. La mattina ci siamo svegliati, via le mascherine, è finita, tutto finito. Sì. Mascherine all'aperto, via, adesso è chiuso ancora per un po', ma poi fra un po' le toglieremo. Aperto, bene, bene. Però, un po' d'ansia. Un pochino d'ansia viene, infatti abbiamo detto cioè, siate prudenti perché, insomma... In fondo alla tua anima, non senti un po' di... timore. Un pochino sì. Una voglia forte di quarta dose. No, adesso la voglia forte di quarta dose non la sento. Cioè, io se vedo i TikTok con i pangolini che ballano, un po' di briviti, 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 vengono, No, perché sto film l'abbiamo già visto, Sì, questo... Abbiamo fatto la baldoria e poi dopo, cioè, se non ce lo siamo trovati direttamente nel... personale portombrelli. Portombrelli, sì, mamma mia. Ragazzi. Nell'intimo stoppino, sì. No, perché comunque senti ancora i dati, ne parlavate prima. Eh sì, ma infatti forse... Quindi siamo passati dalla terza guerra mondiale alla diffida di Barletta, sì. Diciamo. No, perché c'è ancora tanta positività in giro, non so se la... Se, cioè, l'Omicron... È come Mediolanum, ha detto il gira Bologna. Intorno a noi. È contagiosissimo, bisogna stare molto attenti, bisogna vaccinarci tutti. Ecco, comunque io un sacco di gente dice sì sì bene, ma io la mascherina la tengo.
No, perché adesso la cosa positiva, sai qual è? È che, no, positiva, insomma, no, tu lo so che stai godendo, no, perché sei una merda, ecco. Si è impigliata la maglia nel bracciale, era disperata, non sapeva più come liberarsi, io ero contentissimo. Che brutta fine, le mascherine. Allora, no, dicevo che adesso dobbiamo affrontare un altro shock, che è quello di toglierci la mascherina e di farci vedere come... di nuovo al 100%. Sì. Io so che stavo meglio prima. Sì, sì, sì. Io anche, io mi sono sempre trovata benissimo con la mascherina, E no, perché sarà un trauma, perché prima con la FFP2, sì, cioè eravamo tutti uguali, sempre tutti con questa pinna verticale, tutti i pesci degli abissi, tutti poi lui soprattutto con le orecchie così, a manico di orinale. Ma non è vero, le orecchie sono... Cioè tutti brutti da morire, ma almeno tutti uguali. Sì. Adesso lo togli e ciao, sì, eh. Sì, sì. Magari sei uscita con uno pensando che fosse Gasman, con la mascherina la togli e Pikachu, capito? Comunque, vabbè, stammi abbastanza lontano, eh? Manteniamo il distanziamento, sì, perché mi sei sempre sulle piume. Mi metto qua, no, ma senti che si avvicina. Non possiamo avere anche noi il tavolo di Putin? Hai visto che è bello? Hai visto? Quello è bellissimo. Si sono incontrati Macron. Contrati. Si sono visti. Si sono visti Macron e Putin a casa di Putin, sì, al Cremlino. Vediamo una foto. Guarda, che bell'ambiente caldo, non trovi? Che accogliente proprio, no? Dai, ma ti pare? Ma questo sembra un campo da curling, eh? Sembra di essere a casa dei Casamonica. No, vabbè, perché... Sarà allungabile sto tavolo, va a capire. No, ma perché poi sei tavolo così? Io non voglio pensare alla tovaglia, sarà grossa come la Moldavia. Ma no, ma è per il distanziamento. Sì, però tu vedi un tavolo così, ti dà proprio l'idea che la pace sia dietro l'angolo, no? L'angolo lì. No, prima domanda, voglio sapere se in Russia il distanziamento anti-Covid è di 50 metri. E poi seconda cosa, cioè, a questo punto potevano stare ciascuno a casa loro, lui poteva stare in Russia, l'altro in Francia, cioè a 12 metri di distanza, anche se si parlavano, tra l'altro uno in russo, l'altro in francese, non si capiva, no. Ci voleva il megafono di Giusy Ferreri. Vabbè, alla faccia del faccia a faccia. Comunque si vede che lì in Russia è tutto grosso, è il lettone di Putin, la Russia è enorme, è il tavolone di Putin. La Russia è grandissima, è sterminata. Sì, sì, è sterminata. Devo dire che la situazione in Ucraina è complessa, però lì in quel tavolo lì è complesso anche passarsi il sale, secondo me. Ma non comunque, è un tavolo, diciamo, da pranzo. Che sono posizioni ancora molto, molto distanti. Poi si è svelato il motivo per cui loro erano così. Perché Macron aveva fatto il molecolare e il rapido per andare in Russia. Poi quando è arrivato là... Putin gli ha detto no, devi fare anche il molecolare qua, e però l'intelligence francese ha detto no, noi non lo facciamo perché sennò capaci che loro ci rubano il DNA del presidente. Mamma, una spy story. Ma una roba di Netflix, capisci? Quindi, però io l'altro giorno riflettevo, cioè, non ho capito che verbo che hai detto. Riflettevo, penso. Vabbè, sì, esageriamo. Allora, dai, su, no, perché pensavo questo, sì. A Putin... Putin ha chiesto a Macron di fare un molecolare. Sì. Io per andare a C'è posta per te ne ho fatti 25. No, chiediamoci chi è il vero capo del mondo. Se è Putin o la De Filippi. Chiediamocelo. Ciao Maria. Comunque, vabbè, sono tutti matti. Adesso hai sentito anche i Savoia che hanno messo anche loro... Adesso questa mi sfugge. Cosa hanno fatto? I Savoia. Hai presente i Savoiardi? Sì. I Savoir-faire. Cosa hanno fatto? Vogliono indietro i gioielli della corona. Ah, ma adesso già un po' di settimane fa l'ho sentito. Sì, ma adesso il 7 vanno a processo. Ah, sì? Beh, guarda il titolone. I Savoia rivogliono i gioielli della corona, che sembra un titolo che ti fa ripiombare nel Medioevo. Vedi già Emanuele Filiberto col cavallo e da una parte la spada, dall'altra il sottoceto. Allora... Ti spiego come sono andate le cose. Sì. Allora, quando i Savoia sono andati in esilio... Sì... Gli immobili sono stati confiscati dallo Stato italiano. Beh, certo. Invece i gioielli, il re, prima li ha dati anche quelli allo Stato italiano. Ha detto, me li tenete un attimo. E poi e così lo Stato italiano cosa ha fatto? Li ha presi e li ha messi nel caveau della Banca d'Italia. E da allora sono sempre stati lì. E sono passati 76 anni. Quindi nel caveau della Banca d'Italia noi abbiamo un cofanetto di 3 piani
Ma con che ne sai che di Trebbia, che cofanetto di Trebbia? Ho studiato Pirla. Ma che cofanetto di Trebbia? No, abbiamo un cofanetto, un portagioie. Come un la portagioie? Una roba, insomma, sei quelli della Sperlari. Il caramello. No, Luciano, adesso è un con limite. Con 11 c'è un limite. Non ti avvicinare, c'è il distanziamento. E lo metti quella cosa lì dentro. Oh. Questo? Sì. Con scritto De Luca? Sì, ti sembra carino? Sì. Oh. Va bene. Allora, dicevo, ci sono appunto, c'è questo. Sì, perché è già passato quel momento lì, quindi non mi serve più quel foglio. Quindi 11 sigilli, ok? 11 sigilli. 11 sigilli che tengono tutto chiuso. Allora, adesso il 7 giugno, perché sì, ovviamente Savoia hanno fatto causa allo Stato italiano per riavere i gioielli, si trovano in tribunale. Sì. Savoia contro Draghi, che anche lì sembra il trono di spade. Sì. Io vorrei essere una mosca quando ci sarà il commesso che apre la porta e dice «Avanti, Savoia!» Comunque, dentro questo cofanetto ci sono 6.732 brillanti. Ma che ne sai? Ho studiato, è vero, 2.000 perle, diademi, bracciali, collane, anelli, spille... Che poi, insomma, non due punti luce, tanta roba. Sì. Io ho detto 2.000 perle, chissà che collo dovevano avere. No, ma non sarà stato un'unica collo. Il collo di un bulldog. Allora, poi ho visto come lo mettevano. Guarda, la regina Margherita, come metteva le collane, vedi? Le metteva tanti giri così, vedi che sembra sì, Josephine Baker sì, e un sì, po' anche la Madonna di Częstochowa insieme, tutto insieme. Vedi, lì, secondo me, lei aveva già capito che qualcuno... voleva fregarglieli, allora se li metteva tutti addosso faceva 30.000. Allora vi dico quanto valgono: 300 milioni di euro. 300 milioni tanti? E i Savoia, per i Savoia niente. Ma come per i Savoia? È la mancia che danno al concierge. Ma figurati, 300 milioni di euro. Dai, abbiamo bisogno di 300 milioni di euro. E come finisce? E finisce che sono stati avvocati allo Stato italiano. Mm. Avvocati? Sì, non avvocato. No, chiamati a sé. Sì. Non avvocati. Sì, ho capito. Confiscati praticamente. Sì, chiamati a sé. Gliel'abbiamo fischiati. Quindi adesso... altro che avanti Savoia, indietro Savoia. Ok. Questa prima richiesta l'hanno fatta combinazione proprio nel giorno della memoria, che non è neanche stata un'idea sì, proprio meravigliosa, che fa un po' sciai, come diremmo noi nobili sabaudi. Ecco. Allora, a questo punto io ho deciso che mi metto in mezzo. Aia. E a nome dello Stato italiano andiamo ho scritto bene una letterina sì, ai Savoia. Sì. Ai savoiardi per mettere fine a questa diatriba. La vogliamo ascoltare? No. Sì. Eh? Sì? Sì. L'ho scritta in francese sì, perché loro, insomma, nella Savoia capiscono meglio. Certo. Cher Altesse Royale. Perché quando parli in francese urli? Gentil amis. Amis. Prestigieux savoyard. Crème della crème della crème della crème. E qui ancora non ha detto niente, qui ha detto soltanto cari voi, ecco. Unte bisunt dal signor. Unti e bisunt. Ah, unte bisunt. No. Je profiterol della situation. Sì. Pour écrire vous un letterin. Je me rivolgo a toi, cher Emmanuel, Philibert, Humbert, Ciro, René, Maria de Savoie, Grand Duc de Cetriolin. E ossì alle magnifiche Maria Gabriella Giuseppe Aldegonda Adelaide Margherita Ludovica Felicita Gennaria di Savoia e Maria Beatrice Elena Margherita Ludovica Caterina Francesca Romana di Savoia. Vabbè, abbiamo capito. È tutto vero, sì, si chiamano sì, così, sono in due, hanno 77 milioni di euro. Je m'appelle, fai la traduzione. Ma che, lo sanno tutti, mi chiamo. Je m'appelle Lucianine. Anche questo, sì. Philibert. No, non ti chiami Philibert. Maria Choc. Ma non è vero. De Busnair. Quello sì. Client de Leroy Merlin. Sì. Dame de Saint-Vincent. De Saint-Vincent, è il casino. Che è di Saint-Vincent. Ami della raclette. Regina del paté e dei lasmestè. Orbien. Orbien. Senti Fabio come parlo, sì, regale. Francese accademico. Sì, so sì, anche dire brusacœur. Sì, sì. Vuol dire bruciacuore. Bourguignon e salopette. E abajur. Andiamo, e abajur, sì. Poi porto molto rispetto e stima per le rotonde francesi, Sì. Oh.
Je vais d'avant. Bravo, vai. Poi io ho diritto di parola perché sono assicurata con la Reale Mutua, quindi sì, sono dell'ambiente, dell'entourage, diciamo. Ma non divagandum est, orbe non, ho saputo che vous avez le sangue bleu, mais maintenant vous êtes incazzate noir. Parce que vous révoulez les bijoux de la couronne. Si capisce tutto, è come tutto l'italiano. Non ha capito adesso questo, sì, però. Sì, no, ho capito anche quello. Que grand face toast, parbleu. Les cadeaux, je vous ricorde, non si chiedono indietro. Sì. C'est cafonneuse, c'est fait une brute figure, c'est une cafonnerie. Noblesse oblige. E poi, per piacere, il re, a noi italiani, c'ha la scena, il gran merdon, ricordon. Traduco per i sardi e gli altoatesini, il re ci ha lasciato nel... Sì, ma si è capito. Il re all'escapé. Sì. Se n'è andato. Vous avez déjà vu beaucoup de cul. Traduco, voi avete già avuto molta fortuna. Sì, 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 sì. Che vous n'avez fa pe, p, n'avez pas fait la fin degli zar. Che sì, che non avete fatto. Ecco. Le vent est changé. Le vent. Ah, il vento il è vento cambiato. Cambia. Le vent est changé. Sì. Altro che, le pâté è fini, sono fini i boulets. I boulets sono i funghi reali. Rivolez-vous votre bijou? Rivolez-vous votre collier? Le brillant, l'or e l'argent? Très bien, riportez lo scontrin. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Il n'y a pas trip pour les chats. Bon, fatevene un raison. Au revoir, Savoyard, et ricordez, liberté, égalité, virginité e pas de frappé che vi vienda. Lucianina! Ma non ho finito? Sì, ma è bellissima. Ecco, è finita la letterina. A questo punto fammi parlare con Draghi. Allora, Grisù, ascolta. Dalla monarchia alla Repubblica, Mario, passiamo. Adesso li esci però, sti gioielli, perché cosa li teniamo a fare nel cavo della Banca d'Italia? Ma tiriamoli fuori, sti gioielli, scusami. I gioielli della regina sono nella Torre di Londra, 3 milioni di turisti all'anno pagano il biglietto e noi non possiamo... O li esponiamo al Quirinale, oppure a Palazzo Reale a Torino, ma hashtag escili Mario, mi raccomando. Io li metterei a Torino, perché noi a Torino e Savoia ce li siamo sucati in lungo e largo. Cioè abbiamo tutte le strade dedicate a loro, Corso Regina Margherita, Corso Re Umberto, Corso Vittorio Emanuele, via Villa della Regina, capisci che ce le meritiamo, eh? No, anche perché noi abbiamo un sacco di cose che non esponiamo e invece all'estero hanno pochissima roba, espongono tutto, anche la cacca. Ma voi lo sapete di dire, che a York... È un modo di dire. Un modo no, proprio... No, è un modo di dire. No, sì. A York, in Inghilterra, c'è il museo dove è esposta la cacca più vecchia del mondo, la più antica, vediamola. Ma come vediamola? No, Stefano... No. Eccola lì. La cacca umana più grande è di un vichingo del IX secolo. Bene, grazie Stefano, grazie molto. Buon appetito perché, a tutti, grazie. Perché si chiama feci, passato remoto. Sì, certo. Perché è antichissima. Io adesso voglio i complimenti di Fuertes. Arriveranno di sicuro, lo sento. No, questa roba qua, questa old merd, sì, si chiama in termine tecnico sì, togliamola pure. Sì. Coprolite si chiama. Sì, coprolite. Sì. E tra l'altro... È pietrificata, sì. Sì. Pietrificata, sì. Ed è di dimensioni anche considerevoli, 20 cm per 5, va quindi bene, è praticamente non... un paracarro. Sì, ma non ne addentriamo. Tra l'altro non è neanche una cosa che si può pestare, ti inciampi dentro perché... Sì. E in questo museo c'è proprio una collezione, c'è anche una di un centurione romano, poi per esempio c'è un coprolite di tirannosauro, ma tu fai così, però loro espongono quella roba lì, la gente paga il biglietto. Sì, ma noi preferivamo non saperlo, invece adesso capito, lo sappiamo. Beh, peccato, perché se l'avessimo anche noi, della cacca, insomma, la potremmo esporre. Ed è la cacca più grande mai trovata al mondo, ed è pubblica, tra l'altro, perché magari nel privato chissà che roba è che... Noi non la guardiamo mai, ma i bambini la guardano. Da lì la canzone quando i bambini fanno oh, perché guarda.
Comunque, questo Brunelleschi del Coprolite era un vichingo. Sì. Allora, tu che sei tutto, mi spieghi come fanno a sapere che era di un vichingo? Stavo per chiedere a te, come fai a sapere che era di appunto, un vichingo? Se avesse le corna, capirei. Sì, sì, sì. Avesse la firma in runico, ma non ce l'ha. Quindi, tra l'altro, se appunto è di queste devastanti proporzioni, non voglio pensare a tutto il resto. Di che stazza era questo vichingo per performare così? Pensa, quello che mi fa specie è che poi si è conservata nei secoli, perché ci sono delle statue greche e romane che si sono sfaldate come wafer, sì. e invece questa è perché è così che va nella vita, perché sono sempre i migliori che se ne vanno, gli stronzi invece sono quelli che restano. Comunque, per chiudere, pensa che qualche anno fa un turista è andato dentro questo museo, ha dato una botta alla teca, l'ha fatta cadere e si è rotta in tre pezzi di... E quindi non sapevano come fare, hanno chiamato dei tecnici restauratori. Tu pensa che vita di merda, ecco, direi proprio. Cioè, che cosa fai di mestiere? Ma guarda, io di mestiere restauro la cacca di Viking. Perché si sono messi lì pian pianino, l'hanno restaurata e adesso è tornata nel suo splendore. Quindi la domanda è: come l'avranno restaurata? Con l'attac o con l'imodium? Lucia, la 26.